Era ad aprile e abbiamo cominciato a studiare un copione shakespeariano che avevamo fatto con scene varie di Shakespeare, con le canzoni come le aveva messe lui, con le sue parole, e novità con le musiche originali della sua compagnia, quella per cui recitava e scriveva. È arrivato il 23, quasi prima del previsto, ed era il giorno in cui tutto il mondo faceva festa per Shakespeare, perché era il 400° anno dalla sua morte e si era fissata la grande giornata. Ci siamo detti, e noi cosa facciamo? Beh, quello che potevamo fare al momento era una lettura. Allora siamo scesi alla palazzina Liberty, abbiamo messo i G, abbiamo improvvisato una specie di scenario. L'orchestra era in palcoscenico con gli attori e abbiamo messo gli attori dietro ai G. Appena lì gli attori mi hanno detto: ma ci lascerà mica qui dietro fermi. Ma ho detto io, dovete leggere. Non la sapete ancora. Loro hanno detto, beh, no, non si deve recitare, non si può, ma ci portiamo dietro lo spartito, anzi, ci portiamo dietro anche il copione da leggere. E la gente che dirà? La gente capirà. Ci abbiamo provato, la gente ha capito. È stata una serata di complicità col pubblico e con un'accoglienza toccante. Avevamo anche una registrazione un po' barricadiera, un po' improvvisata e ci siamo chiesti se facessimo però qualcosa anche per chi non c'era. E allora, per sentire le canzoni, per ripassare i testi di Shakespeare, meglio di tutto per comprare le recite di questo spettacolo, insomma, per voi abbiamo un trailer breve fatto a pilucchi, a frammenti, a momenti. Ecco.
Oh,
Oh,
ballo, ballo, dai, vieni qui, in mezzo al verde tra, in mezzo al verde tra.